c'è stato un provvedimento di Banca d'Italia del 7 di dicembre in cui stabilisce che un congelamento, diciamo, in entrata e uscita dell'operatività dei conti correnti, questa tutela della liquidità, tutela, insomma, delle procedure, per salvaguardare un po' le procedure di transizione che ci sono in questo momento. Quindi significa che non, il conto è congelato, non si possono fare né ricevere bonifici, assegni, RID, bancomat, carte di credito e quant'altro, insomma. Il conto è bloccato completamente. Purtroppo, guardi, anche noi siamo nella stessa situazione, noi dipendenti, che capisco che non si riesce, voglio dire, fare la stessa, ecco, soprattutto non ha altre possibilità, perché la situazione è veramente cristallizzata così allo stato in cui si trovava. Ma, guardi, noi stessi che siamo all'interno, che potevamo anche, se vuole, proprio ragionando in termini pratici, tutelarci per elevare qualcosa, noi stessi siamo stati informati da un minuto all'altro, cioè soprattutto nel rapporto con i clienti. Quindi il 6 sera è stato preso questo provvedimento, è nato nella Gazzetta Ufficiale della Banca d'Italia e sui giornali a direzione nazionale. Il 7 mattina, all'apertura della filiale, il commissario ci ha comunicato questo. Quindi un provvedimento drastico, che chiaramente suscitato e susciterà enorme problematica alla Banca d'Italia stessa, suppongo altresì possa farlo, visto che insomma è l'organo supremo, ma si prenderà un sacco di denunce. Comunque sia, ovviamente, perché sono in forte difficoltà tutte le aziende, cioè, è un disastro terribile, insomma, ripeto, in un mese tutto di caldo, come dicevamo. Ma io mandavo, al di là dei depositi di conto corrente, io ce l'ho per le attività di quella banca semplice intermediaria, tipo i contotitoli, anche quello bloccato? Sì, tutto, completamente tutto. Ma questa cosa qua non è poco chiara, i titoli di fatto sono intestati al correntista, non alla banca. Sì, no, ma bloccata nel senso che non possono essere trasferiti da un istituto all'altro, cioè lì sono e li rimangono fino a che non si blocchi, poi ognuno può dopo disporre come vuole, insomma. Dopo però se non posso farlo in questo periodo di blocco della banca, in questo periodo di congelamento, sì, non posso operare sui titoli? No. Neanche da verso un altro operatore? Un conto corrente? Ah, assolutamente no. Ma non, guardi, non entra neanche niente, cioè questo per dire che non entrano neanche i bonifici, quindi però proprio è una questione di... sul conto mi è più facile capire, perché di fatto è un asset, sì, proprio della banca. Vabbè, ma certo, no, capisco la sua obiezione, però anche i titoli in questo momento fanno parte di una sorta di liquidità totale, insomma, come dire, perché anche credo che la maggior parte delle persone si preoccupi in questo momento della liquidità per fare la spesa, per pagare un mutuo o un'utenza, faccio per dire, o un affitto. Sì, ma voglio dire, mettendo anche nella peggiore delle ipotesi, congelato il conto corrente, posso dire, liquido una parte dei titoli. Sì, no, capito, certo. No, capito, infatti questo è un problema anche per la borsa, per tutto, perché ovviamente c'è una sorta di compravendita, di negoziazione, quantomeno, e comunque si investe anche la parte di titoli.